La paura degli anni che passano è all'ordine del giorno. Immaginatevi sotto il punto di vista, fra virgolette, sessuale. Parliamo di anti-aging e parliamo di andropausa con la dottor Andrea Minitello, ormai pietra miliare, verrebbe da dire, del nostro telegiornale. Dottore, un problema al quale prima o poi andremo incontro tutti. Eh sì, è un problema al quale andiamo incontro tutti. Innanzitutto grazie per l'invito, ormai io mi sento a casa qui, quindi insomma verrò sempre a questo punto se mi aprite le porte. E tutti invecchiamo, l'invecchiamento va accettato, qui parliamo però in maniera specifica dell'invecchiamento o perdita un po' di performance dell'apparato sessuale dell'uomo. La donna è più attenta a mantenere una sua, diciamo, come posso dire, vitalità e prestazione anche a livello della sfera sessuale. L'uomo spesso non accetta questi cambiamenti, ma oggigiorno conoscere già la parola andropausa e conoscere la possibilità di rallentare questo fenomeno è sicuramente interessante. È uno spettro comunque l'andropausa. Beh, è uno spettro, quando dico, forse la parola meno accettata dalla persona, dal paziente, dalla persona quando la visito. E andropausa per noi maschietti è una pugnalata, dice oddio, quindi è finita. Non è finita, è un cambiamento di un assetto ormonale che possiamo conoscere e anche gestire. Sempre per renderla facile per i nostri telespettatori, allora la menopausa sappiamo che cos'è per una donna, sì. È il momento in cui la donna non è più fertile. Esatto. L'andropausa? L'andropausa ha varie sfaccettature, direi che è il momento in cui l'uomo perde l'effetto, la presenza di uno degli ormoni più importanti per lui, che è il testosterone, presente in piccole quantità anche nella donna, e che si affianca, si manifesta con un calo sia a livello della sfera sessuale, con calo del desiderio dell'erezione e a livello di condizione fisica, stanchezza psicofisica, memoria ridotta, disturbi del sonno, dell'umore, pseudodepressione, aspetti che devono far riflettere. Qui non le chiedo se si può guarire, le chiedo se ci sono dei palliativi. Sì, chiaramente non possiamo tornare indietro nel tempo, ma ci sono oggigiorno modi innanzitutto di conoscere l'assetto ormonale dell'uomo e poi nello stesso tempo poter intervenire sia con molecole anche naturali e talvolta con invece degli approcci ormonali. La TRT è un termine in America molto conosciuto, terapia di rimpiazzo del testosterone, che permette spesso di riprendere i giusti livelli di testosterone e riavere i benefici della sua presenza. L'alimentazione? L'alimentazione è importante perché in questo quadro di calo di testosterone inizia a esserci anche una ridotta sensibilità all'insulina e ci sono dei quadri di dismetabolismo, cioè di alterato metabolismo e di infiammazione cronica. Quindi dobbiamo sicuramente variare e virare la nostra alimentazione portandoci più sui cibi proteici e un po' meno sugli eccessi di carboidrati. Messaggio chiaramente che si dà sempre, ma specialmente in questo momento della nostra vita. Sui giornali si legge spesso e volentieri, si legge ogni tanto, diciamo, di politici, e non si fanno nomi, che scavalcata una certa età in ogni caso ancora riescono ad avere un'attività sessuale. Come fanno? Allora, qui abbiamo due vie da percorrere, una collegata un po' alla nostra puntata di oggi, dove probabilmente, seguiti anche da questi medici endocrinologi di medicina funzionale o l'andrologo, un miglioramento dell'asse ormonale. Non nascondo che talvolta il miglioramento della prestazione sessuale è anche affidata all'utilizzo di molecole, quindi di farmaci o anche di tecniche fisiche che possono rendere l'erezione migliore, più pronta e più duratura. Quindi parliamo di Viagra ad esempio. Allora qui si apre un ventaglio, ci spostiamo dagli ormoni ai farmaci. Il vecchio Viagra, che è il sildenafil, che nasce nel 1998, farmaco cardiovascolare che poi manifestò questi piacevoli effetti collaterali, ma nacque come un farmaco per il cuore. Il suo cugino Cialis, ossia il tadalafil, sino ad arrivare oggigiorno a delle somministrazioni sublinguali con dei filmetti sublinguali che permettono un assorbimento direttamente nel sangue, sino poi a passare a terapie fisiche, onde d'urto a bassa intensità, fattori di crescita che oggigiorno sempre più si stanno proponendo e ultimo, la parola ultima spiaggia è brutta, esistono anche le protesi peniene della persona che ha una disfunzione erettile che non risponde alle terapie che ho detto prima. A proposito di quella sublinguale, adesso lei mi dirà, tu come fai a saperlo?
Mi è stato detto, come si dice in gergo, un amico mi ha detto che è amara. Sì, bisogna poi vedere, si dice sempre un amico mi ha detto, mi serve per il portiere di casa, adesso poi indagheremo su questa sua verità. Scherzi a parte, è amara, sì, è amara, e lei dirà come fa a saperlo, perché un pezzettino l'ho provata, perché ciò che prescrivo devo anche provare, ha un sapore molto molto amaro, però perché è legato a quelle sostanze che ne permettono l'assorbimento, quindi ci si deve convivere, insomma. Però devo dire che come molecola sembra funzionare molto bene. Prima di chiudere, è arrivata un'email nei giorni scorsi riguardante proprio un suo intervento, quello della scorsa settimana, un telespettatore, chiamiamolo telespettatore non paziente, parlava di avere un testicolo più alto rispetto all'altro. Non l'abbiamo trattato questo argomento, lei che mi dice? Allora, è molto frequente che uno dei due testicoli sia più alto o più basso dell'altro, perché non sono completamente simmetrici, sono attaccati, come avevamo detto, a una sorta di come un lampadario, cioè il funicolo con una struttura muscolare che si chiama cremastere. Se una delle due è più corta, un testicolo sarà più alto dell'altro. Alcune volte un testicolo è più basso perché sta nascendo un varicocele, cioè vene spermatiche dilatate che occupano spazio e spingono il testicolo un po' più verso il basso. Io ringrazio il dottor Militello, Andrea Militello, e non posso far altro che consigliarvi, come sempre, di dare un'occhiata ai nostri titoli di coda, dove compare il consueto indirizzo di posta elettronica della redazione. Potrete mandare critiche, lamentele, ma anche video, foto e qualsiasi tipo di notizia vi possa interessare, non ultima, qualche domanda in più che io magari non ho fatto, al dottor Andrea Militello. Buona serata a tutti e grazie per l'attenzione.